Bene. Poi mi metto qui in posto. Vabbè. Sì, sì, venga. Non lo so. Ma questo è palazzo, cosa è qui? Palazzo Marino. Marino? Perché io ho detto sono a Palazzo Marino, tutti a Palazzo Marino, ma nessuno sa dov'è. Fotograficamente? Sì, vuol dire fare due domande. Sì, 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 tranquillo. No, io mi sono messo a disposizione per divulgare qualche cosa che la gente non sa o la maggior parte della gente magari non conosce, che è un problema dell'energia, che è un problema direi di vitale importanza. È proprio, si fanno le guerre per l'energia, insomma, sono migliaia di morti per l'energia. Siamo gestiti sotto profilo energetico da gente del Giurassico, da gente morta dentro, morta fuori, che fa dei discorsi, che adesso poi andremo nel particolare, ma proprio le tecnologie morte, si parla di mettere 200 centrali in più, gente incredibile, non ho mai visto una situazione così, ecco perché sento il dovere morale anche per i miei figli, i suoi, i vostri parenti. Noi non abbiamo bisogno di centrali, di energia, il progresso non è quello, è la tecnologia dell'energia che siamo a 100 anni fa, capisci? Noi teniamo le cose spente e consumiamo energia per avere le cose spente, siamo veramente in un momento strano, un'automobile consuma il 90% del carburante in calore, vendiamo stufe e le spacciamo per mezzi di locomozione, siamo nel momento che possiamo fare il grande salto, decidere, fare una bella cosa, dire alla gente che l'energia può essere comperata e venduta da chiunque, non da monopoli del Giurassico, dire che ci sono posti dove avviene queste cose qua, le dirò stasera, e mi sono sentito impegnato moralmente in una cosa che secondo me è importantissima. La gente non sa cos'è l'energia, non lo sa, pensa che c'hai la presa nella corrente, metti il phon e c'è dentro il muro qualcosa che succede. C'è un filo che fa 1000 chilometri, si attacca a una centrale nucleare a Marsiglia e ti dà la corrente, là c'è una turbina che va al plutonio mentre tu ti asciughi il cazzo di capelli che c'ha e se li asciuga con il plutonio. Capisci che questo non è fantascienza alla rovescia. Ci faccio fare la parte del diavolo. Facciamoci l'italiano meglio in questo momento. Ma sai l'italiano meglio? Sì. Ma l'italiano non. Si è chiamato sulla servitù, ha ricciato sulla strada. Non deve riflettere, una parola di solidarietà da lei. Non deve riflettere. Cioè, un attimo che no, che adesso cominciamo. Metà italiani sono fosforescenti perché sono pieni di cavi che non gliela dice nessuno. Quindi è un problema di salute, è un problema di tecnologia. Non possiamo avere ancora i fili appesi, allora. Un monopolio che non è più un monopolio. Adesso, allora, se potete accomodarvi un attimo, iniziamo ufficialmente senza appunto evitare qualsiasi tipo di... Okay. Signori, chi è che vi introduce? Introduco io un attimo. Bello. Aspettiamo se si siedono tutti. Allora, Nanni, se confermi che tutti sono riusciti a entrare perché c'è la coda fuori... Noi ci scusiamo, ma le procedure di controllo della Camera prevedono che ci vuole un po' di tempo per entrare nelle sale. Aspettiamo l'ultimo minuto mentre entrano altri colleghi e iniziamo immediatamente. C'è Gianni Tammino, ex deputato sull'energia. Uno scienziato, abbiamo degli scienziati nascosti. Ok, allora possiamo incominciare. Questo incontro è chiaramente un'occasione per lanciare la campagna dei Verdi a favore del sì per il referendum del 15 giugno contro l'elettrosmog, ovvero il referendum che chiede l'abrogazione del decreto datato 1933 che stabilisce la servitù coattiva per il passaggio degli elettrodotti. Ora, abbiamo chiesto ad una persona come Beppe Grillo, che da sempre, nei suoi spettacoli e non solo, sostiene l'idea di un'energia alternativa, ecosostenibile, ecocompatibile, abbiamo chiesto a lui di sostenere questo referendum che è per la salute dei cittadini, ma anche per il rispetto dell'ambiente. Quindi, dopo sentiremo sicuramente i suoi interventi. Prima passerei la parola
a Angelo Bonelli dell'esecutivo dei Verdi, responsabile per i Verdi del Comitato per il referendum, che ci spiegherà nei dettagli quali sono le problematiche che affrontiamo. E poi chiaramente ci sarà il presidente dei Verdi, Alfonso Pecoraro Scanio, prima di Beppe Grillo. Grazie. Grazie, brevemente. I Verdi hanno avviato una raccolta di firme raccogliendo per questo referendum oltre 100.000 firme, dando un contributo diciamo essenziale per far sì che gli italiani il 15 giugno possano andare a votare. Lo facciamo in un clima, e speriamo che da oggi questo clima possa cambiare, in un clima di totale omertà, ma di un tentativo sistematico da parte del governo di occultare la verità. Io voglio iniziare ricordando quello che secondo noi è la campagna simbolo dell'inquinamento dall'elettrosmog in questo paese. Sono qui presenti i cittadini, ad esempio di Cesano, il comitato di Cesano, che hanno dovuto subire in questi anni una sistematica occultazione della verità non indifferente. Eppure lì sono morti tantissimi bambini, eppure lì vi sono tantissime perizie della Procura della Repubblica, degli osservatori epidemiologici che per la prima volta in quel contesto hanno stabilito il nesso di causalità, come sulla vicenda ad esempio uguale di Montemario. Allora la questione dell'elettrosmog, come qualcuno ci vuole far credere, è una questione astratta, solo come dire di un problema di virtù astratta degli ambientalisti o degli ecologisti, è un problema reale che riguarda la salute. Noi con questo referendum chiediamo agli italiani di abolire il Regio Decreto, in particolar modo l'articolo 119 sulle servitù coattive, perché riteniamo che oggi gli italiani debbano dire la loro rispetto al passaggio di elettrodotti che in questi anni e ancora oggi, rispetto anche al decreto sblocca centrali, passano sopra la testa di molti molti italiani. Alcune cifre. Noi che abbiamo fatto un'analisi insieme a Guido Santonocito, che è qui presente, il responsabile nazionale del WWF, sono 39.000 gli edifici in Italia che sono, diciamo, sottoposti a una forte influenza dell'inquinamento elettromagnetico, perché vi sono elettrodotti da alta e media potenza che danno diciamo, gli effetti ai cittadini. Quindi 39.000 edifici per un totale di circa 2 milioni di italiani che sopportano l'elettrosmog da bassa frequenza. Una cifra non indifferente. Ecco perché noi riteniamo che in relazione anche al decreto sblocca centrali, alla liberalizzazione del sistema energetico in Italia, la nostra preoccupazione è quella che, come già avvenuta con l'alta velocità, noi avremo elettrodotti che passeranno sopra le teste dei cittadini, come in tantissime situazioni, vicino a scuole e edifici, in assenza quindi la possibilità di tutelare la salute dei cittadini, anche in relazione agli ultimi decreti che il ministro Gasparri ha fatto, che ha portato a circa 10 microtesla, 50 volte di più rispetto alle indicazioni che la comunità scientifica ha dato di 0,2 microtesla. Concludo dicendo, noi non ci nascondiamo, questo può anche assumere anche un significato politico. E concludo ricordando una norma bestiale da regime del ministro Gasparri, riguardo all'ultimo decreto. Il ministro Gasparri nel suo decreto, per fare un favore alle lobby delle grandi telecomunicazioni che pensano di fare business e profitto, calpestando la salute dei cittadini, è riuscito a inserire al decreto l'articolo 11, un articolo che da regime, che dà solo, come dicevo prima, sfogo agli interessi. Questo articolo recita così. Ed è una vergogna, e noi chiediamo in questi giorni alla Corte Costituzionale, anche sul nostro ricorso, sta verificando la legittimità, recita così: gli enti gestori possono citare in giudizio tutti quei cittadini, quei comitati che determinano turbativa o ostacolo alle installazioni dei sistemi di radiocomunicazione. Allora questo accadrà, come è accaduto già a Pavia, che i cittadini che scendono in piazza per tutelare la salute dei propri figli, e comunque sia con grande comunità e senso civico, devono anche essere citati in giudizio. Ecco, questo è questo governo, e oggi noi in questo momento, da oggi, insieme a Beppe Grillo e Alfonso, lanciamo una campagna per dire agli italiani di andare a votare in massa il 15 di giugno rispetto a coloro i quali vorrebbero mandarli al mare. Grazie a Angelo Bonelli, e passo la parola a Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Nazionale dei Verdi. Io sarò brevissimo, perché l'iniziativa di oggi abbiamo discusso con Beppe mentre era a Napoli in una tournée, e devo dire già nel corso dello spettacolo, molto bello tra l'altro, con grande successo che ha portato in giro, tra i tanti temi da sempre Grillo si è interessato, un tema in particolare è quello dell'energia,
che è un tema centrale. È il tema che riguarda la dipendenza, direi la tossicodipendenza del mondo da petrolio. Quello che poi è all'origine di guerre come quella in Iraq, quello che è all'origine di un sistema che si basa sullo spreco invece che sull'efficienza energetica. Questo è quello che noi abbiamo di fronte. Di fronte a questo abbiamo una legge vecchissima del 33, che nel 33 aveva una logica, perché in un paese senza elettricità e con i latifondisti aveva un senso probabilmente obbligare il latifondista a consentire che arrivasse l'energia elettrica nelle case della gente. Dopo 70 anni quella è una norma vecchia, obsoleta, e che oggi è assolutamente diventata uno strumento di coercizione nei confronti delle comunità locali. Per di più non c'è più nemmeno un ente di Stato dell'energia, ma l'energia è privatizzata, quindi ci sono società private che potrebbero godere di un beneficio di poter passare sulla testa nostra senza dover chiedere nemmeno il permesso al privato, al proprietario e al cittadino. Quindi la norma è vecchissima. Una norma quindi sbagliata, e io dico che quelli che già dicono no, ma dobbiamo, come dire, c'è già qualcuno che si è schierato per il no, in realtà è un no di conservazione e di arretratezza, oltre che fortemente influenzato dalle lobby. Oggi il problema è, questo è un referendum che consente di dare un forte segnale che il cittadino si vuole riappropriare del suo diritto alla salute e anche alla scelta di tecnologie moderne ed efficaci, perché il nodo è questo, noi siamo di fronte a un governo che propone di mettere centinaia di centrali, questo lo dirà meglio, molto meglio di me Beppe Grillo, centinaia di centrali e per di più un presidente nazionale dell'Enel che propone come grande novità il carbone, cioè la novità del 2003 quando c'è la possibilità di una tecnologia avanzata sul solare, sull'eolico, sull'idrogeno, ovviamente tutte queste sempre tenute in una forma di sostenibilità, perché sappiamo come sull'eolico poi c'è stata fatta una perversione dell'eolico e quindi anche l'eolico selvaggio è negativo, però sicuramente sul solare, dove il nostro paese può investire, e noi abbiamo qui la ordinanza, ecco questi sono i pezzi di carbone, il futuro secondo l'Enel, e credo che il segnale che noi dobbiamo dare è innanzitutto informare i cittadini, perché il 15 si va a votare, la scelta è quella di evitare di parlarne, c'è un boicottaggio enorme su questo referendum, perché questo incide su grandi problemi economici, e quindi lo sforzo di far conoscere. Io ringrazio moltissimo Grillo perché, devo dire, coerentemente alla sua battaglia, fa da testimone per cercare di diffondere un elemento di verità, e cioè che un'altra energia è possibile, cioè che non è pensabile che noi nel 2003 vogliamo andare ancora a carbone o a petrolio con metodologie arcaiche, e che il sì al referendum, e noi siamo convinti che poiché il quorum a questi referendum ci sarà, il sì contro gli elettrodotti può vincere. Il problema è informare i cittadini, la RAI già ha fatto poca informazione, quasi nulla, noi stiamo insistendo perché il servizio pubblico garantisca il diritto a una parità di trattamento anche tra i due referendum. Siamo convinti che questo è un referendum importante, al di là del dato tecnico, come spesso accade con il referendum, voi sapete in questo paese come il referendum sulla preferenza unica, che era di per sé una stupidaggine, divenne un referendum importante per segnalare che si voleva rompere con una logica clientelare del voto. Oggi il referendum contro gli elettrodotti significa basta con la indiscriminata costruzione di centrali, anche quando non servono, perché il nostro paese non pare che abbiamo blackout energetici, eppure il governo ci vuole convincere che c'è bisogno di centinaia di nuove centrali, queste servono a chi deve fare affari con l'energia, non ai cittadini, e con la disseminazione di antenne in modo incontrollato, senza considerare che la tutela della salute pubblica è un bene fondamentale garantito dalla Costituzione. Questi sono i temi, questo è il motivo della nostra richiesta del sì, che è un sì moderno e civile, mentre sono gli elettrodotti e questa vecchia energia che fa parte di una arretratezza culturale di chi vuole conservare una norma di 70 anni vecchia e di chi vuole mantenere, far andare il paese nel 2003 a carbone anziché a solare. Questa è la sfida e la differenza. Noi siamo per il sole, loro sono ancora per il carbone, per il petrolio e per le tecnologie obsolete. Questo è il motivo della battaglia nostra, questo è il sostegno che noi chiediamo a Grillo. Adesso chiaramente passiamo la parola a Beppe Grillo. Quando un partito politico per esprimere dei concetti di buon senso deve rivolgersi alla serietà di un comico, cioè, il partito dovrebbe farsi una, una, una,
un qualche cosina, insomma, bisognerebbe... Allora, se i comici oggi sono quelli delegati a dire delle cose che poi sappiamo tutti, non dico niente di stravolgente, io sull'energia ho qualche esperienza perché l'ho fatta, io vado a una casa con la quale nella quale vivo e dove mi faccio 5 kg, quasi 5 kg di energia, quindi da decenni so qual è la situazione pratica, so le cose che si dicono che non sono vere. Insomma, però bisognerebbe capire un po' perché voi siete qui, perché noi siamo qua a proporre qualche cosa di assolutamente di buon senso, cioè di far capire un po' alla gente che cos'è l'energia. Io vado in un paese come Schonau, 4.000 abitanti, confinanti tra la Germania e la Svizzera. Schonau cosa hanno fatto? Prendevano l'energia da una centrale nucleare, hanno detto basta, non vogliamo più prendere energia da una centrale nucleare. E hanno fatto un referendum vero, non come i nostri che sono referendum abrogati, che la gente non capisce che per dire sì devi votare no, per dire no devi votare sì. È come se due andassero a sposarsi e il prete dice a lui, la vuoi mandare a cagare? No, vi dichiaro marito e moglie. Sarebbe una cosa... Allora, la fanno i referendum quelli propositivi. E a Schonau, in questo paese meraviglioso, ai confini con la Germania, cosa hanno fatto? Hanno deciso alla popolazione di non prendere più l'energia nucleare. E cosa hanno fatto? Attraverso il finanziamento di una banca si sono comperati i fili. Tutti i discorsi che ci possiamo fare su come sarà l'energia fra 20 anni, solare, non solare, al carbone, non servono a niente. Se i fili che ci arrivano in casa sono in mano a dei monopoli, noi non avremo mai assolutamente nulla in mano. Lì cosa hanno fatto? Si sono comprati la distribuzione. Ognuno a Schonau si fa l'energia come vuole, uno c'ha il vento, se la fa col vento, uno se la fa con l'idrogeno, l'altro mette un cogeneratore in cantina, chi se la fanno, e poi un computer centrale in comune distribuisce tra gli utenti, tra i cittadini l'energia. Io ho un cogeneratore che lavora di notte e dormo, uno che lavora di notte prende l'energia dal mio cogeneratore, io mi sveglio al mattino e ho guadagnato dei soldi. Questa è una realtà partita da un paesino e adesso ci sono 200 comuni che stanno facendo questo. Privatizzare l'energia è questo, non mettere 5 o 6 o 10 monopolisti. Questo è una cosa che io ho visto, non vi racconto delle balle. L'energia è in mano adesso a questa SPA, se ci sono degli azionisti dell'Enel, devono sapere che l'Enel fa un gioco sporchissimo. Innanzitutto hanno preso un amministratore delegato che dove l'hanno cercato, è straordinario secondo me. Questo dottor Scarroni è stato adesso il nuovo amministratore delegato, è stato scelto perché ha portato delle referenze. Lui è un pregiudicato, e ha preso un anno e 4 mesi, ha patteggiato un anno e 4 mesi qualche anno fa, perché aveva un'azienda che si chiamava Tecnoint, con la quale dava tangenti al Partito Socialista per avere appalti all'Enel. Straordinario. Quando ha portato il curriculum, ha detto benissimo, un po' poco, un anno e 4 mesi, però ti facciamo lo stesso amministratore delegato. Questo signore appena instaurato cosa ha detto? È arrivato e ha detto, signori, quando su The Economist di luglio, prendete Economist di luglio, i maggiori scienziati del mondo in copertina, c'è scritto nemico pubblico numero uno è il carbone, detto dai più grandi scienziati del mondo, come CO2, come anidride carbonica, come effetto serra, li raddoppia e lo triplica questa cosa qua. Invece questo signore, che si chiama dottor Scarroni, va e dice a voi, ai giornali, alla televisione, e dice... Il carbone è buono, non ci sono lobby, costa poco, inquina pochissimo, non parlano di effetto serra, non parlano di CO2, inquina pochissimo e poi costa meno. Non è assolutamente vero, perché l'estrazione del carbone ormai in Germania si sono fermati, in Inghilterra si sono fermati, l'estrazione diventa sempre più improbabile, sempre più in profondità, costano sempre di più, ma qual è il loro gioco? Farlo sovvenzionare dalle nostre tasse. Allora un watt prodotto col carbone, dicono che costa di meno del petrolio, ma non è vero, costa quasi il doppio, 160 lire in più al kilowatt del kilowatt prodotto col petrolio. Quindi per le nostre sovvenzioni, la politica qual è? Dirottare i nostri soldi per qualche cosa da finanziare che ci rientri come comunità a beneficio. Io con questo non mi rientro nessuna cosa. Allora chi ha azioni Enel si renda conto che ha un amministratore delegato che dice queste cose qua. Poi
non so neanche più cosa dire, se avete qualche domanda da fare. Io avevo un furgone a idrogeno nel 1996, ho fatto 75.000 chilometri, io vi posso spiegare proprio praticamente quali sono le difficoltà, ma è un mondo che esiste e a noi non ce lo dice nessuno. Io ho visto Marzano, il ministro Marzano ad Avellino, era a fare uno spettacolo lì, girava per Avellino perché voleva fare due centrali lì, due centrali turbo gas da 1000 megawatt, e la gente dice, ma noi coltiviamo, stiamo bene, non abbiamo bisogno, fra 3 anni ne avrete bisogno, ha detto. Fa dell'energia preventiva. Abbiamo questa gente qua, Matteoli, un altro all'ambiente, Matteoli ha fatto una riforma ecologica togliendo, cambiando le parole sono terrificanti, ha cambiato la parola rifiuto in materia prima, quindi abolendo il riciclaggio, la raccolta differenziata che non funziona, lo sappiamo tutti che non funziona. Ha detto, beh, invece di chiamare rifiuto lo chiamiamo materia prima, e questa materia prima la buttiamo dentro i termovalorizzatori, non sono inceneritori, non li chiamano inceneritori, termovalorizzano, ma quando tu bruci 1 chilo di roba, 3 chili vanno nell'atmosfera, e 3 etti di cenere tossica la devi seppellire da qualche parte. Un forno costa dai 600 ai 1000 miliardi, lo dovrai poi togliere dopo 30 anni perché è obsoleto, che è la parola che piace a lui, te l'ho detto, è obsoleto dopo 30 anni. Sono tutti costi. Ecco, allora partiamo da una questione di economia. Noi siamo gestiti energeticamente dai comunisti. Io sono stufo di avere i comunisti al governo. Va bene? Gente che vuole l'energia a basso prezzo. L'energia a basso prezzo non esiste, esiste nella mente malata di questi comunisti qui. Chi era che diceva l'energia gratis, così le fabbriche pompano prodotti interno lordo? Chi lo diceva? Un capitalista, lo diceva Lenin. Questi sono i comunisti veri da abbattere, che fanno un'economia pianificata. Noi cerchiamo, abolendo, loro cercano, io gli do una mano, di abolire sto caso di articolo qui del 33, ma stiamo scherzando. Un articolo del 1933 dove dà un potere a questi parassiti. Io ho il contatore solare in casa, il contatore solare è un contatore normale che gira alla rovescia. Voi non sapete, perché non siete di Genova, la soddisfazione di vedere una cosa che gira al contrario. È una libidina, state fermi, no. Bene, il furto che ha questi, proprio un furto, non riesco a chiamarlo in un altro modo, lei per la visione del contatore prende 60.000 lire, quando nel resto del mondo è 1.000 lire, per la lettura, che cazzo, dove sono le 60? Mandili uno a legge, tanto legge quello lì che c'era, ne legge due, 60.000 lire in più, o hai 6 occhi, o sei modificato geneticamente, allora ti ha costato quello che va a leggere. Allora, 60.000 lire sono tante, perché ha un impiantino di 2 kW che prende quelle 700-800.000 lire all'anno di corrente, che se la fa. 60.000 lire glieli prendi, è una cosa da abolire, l'Enel non deve fare così. Poi un'altra cosa, la politica che devono fare loro, cosa? Barcellona cosa hanno detto energeticamente? Il sindaco di Barcellona ha detto, benissimo, da oggi in poi chi vuol costruire una casa a Barcellona ci mette l'impia e i pannelli obbligatori. E si è creato un mercato pazzesco, la gente che faceva pannelli qua è andata a farli là, si è creato un mercato del lavoro straordinario. La legge, la politica è questa qui. In Germania, se ti vuoi fare un impianto, non devi andare dal comune alla regione, la pratica, il 70% di rimborso, ti compri l'impianto con le tue spese in Germania. Perché c'è una legge che dice che l'Enel tedesca è obbligata a pagare a chi dà l'elettricità da privato, a pagare dal triplo. Quindi un cittadino tedesco si compra l'impianto a sue spese, si attacca e guadagna il triplo, gli paga il triplo il VAT. Allora, si è formato un mercato pazzesco, fanno un piano da 1,5 milioni di pannelli in Germania che hanno quel soletto pazzesco, noi abbiamo 1500 impianti, l'Austria ce n'ha 10 volte quello che abbiamo noi, l'Austria. Allora, diamo una scossa a questa gente qua. Noi non abbiamo più bisogno di energia, è una balla colossale, noi non abbiamo bisogno di energia, è una balla, abbiamo bisogno di tecnologie nuove che ci sono. Ora vi faccio questo esempio che è piaciuto a lui, che io ho visto. Dunque, una volta il campanello di casa, quando eravamo scemi, lo spingevi e suonava, consumava energia, solo quando lo spingevi, pensa come eravamo coglioni.
però c'erano incidenti, qualcuno prendeva la scossa, adesso il campanello entra a corrente a 220, c'è un trasformatore, la trasforma a 12 volt e il campanello è sempre attaccato. Ora, ha un consumo, anche quando non lo premi, che è perenne, di 4 kW. Scusate, 4 watt, un campanello. Se moltiplicate i campanelli in Europa, che sono 250 milioni, parliamo di 1 miliardo di watt, che è la produzione di una grande centrale nucleare. Noi in Europa abbiamo una centrale nucleare che produce 1 miliardo di watt per i nostri campanelli spenti. Un'altra centrale nucleare produce la corrente per i nostri televisori spenti, che non si spengono più. Abbiamo una tecnologia che è del 700, che è lo stand-by, la spacciamo come il futuro, che non si spegne più, c'è quel puntino rosso che consuma 4 watt per 200 milioni di televisori. È un'altra centrale nucleare che fa 1 miliardo di watt per i nostri televisori spenti. Queste non sono tecnologie, queste sono stronzate gigantesche. Noi non abbiamo bisogno di altre centrali, abbiamo bisogno di armonizzare le tecnologie che abbiamo. E Marzano va nei campi biologici, ma mi succedono delle cose a me, poi vengono da me, io mi incazzo adesso. Un giorno mi chiama Diego Battantuono e mi dice: vieni a Bologna, c'ho i miei figli fosforescenti, perché mangiano quelle cazzate che sponsorizzi tu, quel cacciuco maledetto. Mi dice, c'ho i figli. C'ho i figli all'asilo e nell'asilo stanno costruendo un elettrodotto, dentro l'asilo. Ho detto: ma sei scemo? Sono andato a vedere, sono andato c'era anche il professor Soffritti, che era quello di Mantoni è morto, era il più grande esperto di energia, di elettromagnetismo, cioè Soffritti. Siamo andati insieme io e Soffritti, dentro l'asilo, a 20 metri dal parco giochi dei bambini, hanno costruito un trasformatore, il più grande trasformatore in Italia, l'Enel. E l'hanno costruito 2 piani senza dire niente a nessuno. Sapete come? Hanno fatto uno scavetto nel giardino. E hanno fatto 2 piani sotto senza dire niente a nessuno. Stavano venendo su col piano sopra, tutto a mattoncini rossi. Bello, quei rampicanti, i bambini dicevano: che bel gioco, mamma, che bel gioco. Intanto diventavano... si stavano trasformando bene in una piana dove c'è biologico a Forlì con Dario Fo e Gianni Tamino, che è qua. Siamo andati là, volevano costruire una grandissima centrale a turbogas degli svizzeri da 1000 megawatt dentro i campi biologici, e non sapeva niente la gente non sa niente. È questo il problema, è l'informazione. Voi avete un dovere da compiere, ma vero, per i vostri nipoti, per i vostri figli. Spargete queste voci qua, perché ne avete assolutamente il dovere. Noi facciamo quello che possiamo. Poi sta a voi adesso, perché adesso di tutte queste menate qua, di questi discorsi che ci siamo detti, uscirà l'1%. E fate in modo che esca almeno il 2, il 3, fatelo per i vostri nipotini. Noi un po' di vita ce la siamo fatta, no? È il momento di cambiare un pochino, ci sono tutti gli elementi per poter cambiare. Cazzo, io vado in giro, vedo imprese che guadagnano i soldi, imprenditori che guadagnano miliardi facendo risparmiare energia alla gente nelle abitazioni. Vanno lì e dicono: quanto consumi di corrente? 1000, ti faccio consumare 500, per 3 anni la differenza che risparmia è il mio guadagno. E tu ti ritrovi la casa fatta a spese di questo imprenditore, non paghi una lira in più, e in 3 anni tu ti sei ammortizzato i costi che sono. Ma cazzo, ci sono queste realtà. Macchina a idrogeno, io vi sono in California che andava a casa con la macchina a idrogeno, si è attaccato alla linea, alla spina, alla linea elettrica, ha messo in moto la macchina e è andata a dormire. Ma cos'è? Vendeva corrente, la macchina idrogeno faceva corrente e lui dormendo guadagnava dei soldi. Abbiamo dei mondi così che esistono, e noi siamo con dei manager che ci vengono a dire che il futuro è il carbone. Ma io voglio vedere un po' tuo figlio quando ti dirà: dove, a che università vai? Vado, ho fatto un corso alla Bocconi di spazzacamino. Ma che cazzo? Perché non eliminatori? Ma io veramente divento pazzo. Allora sta a voi adesso divulgare un po' queste cose qua. Fatelo per il bene del progresso, cazzo. Con sto petrolio ci hanno rotto i coglioni, sì o no? O pensate veramente nelle armi di distruzione di massa, in Saddam che esiste? No, Saddam non esiste, ve lo dico io. Non c'è mai stato un esercito, c'è mai stato un cazzo lì. C'è questa merda di petrolio che sta per finire, non finire, che costerà l'ira di Dio andarsela a prendere.
Dobbiamo aspettare che finisca. Guardate che l'età della pietra non era mica finita perché erano finite le pietre. Cazzo, sono andati avanti. Va bene? Scusate, io non sono, non è la mia veste abituale quella del relatore, poi magari straparlo, volete mica fare qualche domanda? Perché è proprio il problema è questo, proprio dell'informazione. Noi non abbiamo bisogno di energia, vi racconto questa, la più grande azienda, io ho conosciuto un manager di 45 anni che è entrato in questa, nella più grande azienda del mondo di moquette e ha dimezzato i fatturati, raddoppiato gli utili e raddoppiato la manodopera, dimezzando i fatturati. Come ha fatto? Entrava negli uffici, il più grande produttore di moquette del mondo, e ha visto una cosa basilare, un buon senso, il buon senso. Ha detto, ma la moquette camminando si consuma sempre nel posto dove la gente cammina, ma sotto i mobili è nuova, perché devo cambiare tutto? Perché la moquette è petrolio, sono petroliere che vanno e vengono. Si è posto il problema, allora la fa in un modo che la fa a mattoncini e la cambia di notte solo là dove serve. Ha dimezzato il consumo di moquette e ha raddoppiato il lavoro di manutenzione. La più grande azienda del mondo di fotocopiatrici, la Rank Xerox, non li vende più gli apparecchi, vende il servizio di fotocopie. Tu paghi, ti abboni, più fotocopie fai, più paghi, meno fotocopie fai, ma l'apparecchio è il suo. Quindi quando si rompe non ti devi rompere i coglioni in giro a farlo aggiustare, buttare in una discarica, perché non si rompe, perché è il suo, l'apparecchio è il suo, ce l'ha in casa te ma è il suo, e se è il suo non si rompe più. E lo fanno con le caldaie, con i frigoriferi. Noi abbiamo ancora la caldaia. Io non voglio pagare la caldaia 3 milioni e il tecnico che mi arriva a 150 mila lire per diritto di chiamata. Io mi sono rotto i coglioni di queste. Io voglio pagare il tepore. Io ti pago se mi dai 22 gradi, se mi dai 21 non ti pago più. Io voglio passare a questo stato mentale. Non mi interessa essere proprietario della mia caldaia. Che cazzo me ne frega della mia caldaia? E ci sono industrie che fanno i soldi e con queste tasse, con le mie tasse, voglio che si finanziano questi imprenditori, gli imprenditori del libero mercato vero, dei servizi, non delle produzioni. E non voglio più finanziare con i miei soldi questi sporchi comunisti. Guardate che ci sono segnali, le parole non vogliono più dire quello, guardate che chi parla di ambiente oggi è gente che l'ha devastata fino a ieri l'ambiente, guardate che bisogna adesso discernere un po', non ci possono essere mille verità su una cosa, non può essere come oggi che ce ne sono mille versioni su qualsiasi cosa, è come non avere nulla. La verità è una, io non so se l'elettromagnetismo fa venire il cancro, però come principio di precauzione lo trovo giusto, nel dubbio non me lo installo sotto la culla di mio figlio, se nel dubbio i cibi modificati geneticamente possono avere qualche effetto collaterale, non li mangio, sto a aspettare un pochino. Cioè, sono principi di buon senso. Io sono stato in un'università che si chiama Wuppertal, in Germania. Sapete come producono le cose? Si sono messi lì e hanno detto, cazzo, questo bicchiere, abbiamo bisogno di energia, ma per fare questo bicchiere sprechiamo 10.000 calorie, poi lo buttiamo via, o una bottiglia la buttiamo via, in 10 secondi. Per bere dell'acqua che genera 2 calorie. Facciamo un contenitore da 10.000 calorie che buttiamo via, per bere una cosa che ce ne dà 2 calorie. Non è industria. Si sono messi lì e hanno lavorato riprogettando il fattore 10, fattore 30, risparmiare energia per fare lo stesso prodotto con più funzionalità e ci sono riusciti. Sapete come progettavano? Io diventavo pazzo perché ero lì e c'erano 2 ingegneri, 2 designer, quelli con le palle, e poi c'era una vecchia di 85 anni. Allora, la vecchia gli facevano vedere il frigo, ma è bellissimo, gli facevano vedere il frigo e la vecchia diceva, sì, ai miei tempi il frigo lo facevamo diverso. Come? Lo facevate diverso, dicevano gli ingegneri. Perché il frigo cosa fa in inverno? Fuori hai 0 gradi, in casa ne hai 25, hai già bruciato petrolio per avere 25 gradi. Il frigo prende l'aria che hai scaldato a 25 e la riporta a 0. La vecchia diceva, noi non facevamo così, prendevamo direttamente l'aria da fuori.
gli ingegneri dicevano, cazzo che idea questa qua, e allora hanno inventato il frigo, si chiama frio, frigorifero che dura 100 anni, che diventa ghiacciaia in inverno con un piccolo motorino perché c'è uno sportello che si apre, viene costruito insieme, la zona freddo insieme alla casa, e poi va con un motorino Stirling da un cavallo e mezzo che consuma zero in estate. Hanno fatto queste cose qui. Hanno preso un aspirapolvere e la vecchia diceva, noi facevamo l'aspirapolvere e la corrente, l'energia per aspirare, ce la dava il movimento, diceva la vecchia. E c'erano gli ingegneri, cioè come? Il movimento dava l'energia? Sì, il movimento, mentre facevi così, aspirava. C'era un volano dentro. E hanno inventato un aspirapolvere che non consuma un cazzo e aspira come una velina. Ecco. Scusate. Allora, oggi parlare di buon senso, serie azione. Allora, questa gente che c'è oggi, che è nei posti incredibili, perché dovrei essere io l'amministratore delegato dell'Enel? Io dovrei essere, cazzo, non quello lì. Io, perché mi farei del bene. Se sgarrate... Dovrebbe essere uno che pensa che queste cose l'amministratore della più grande industria europea di energia. Non uno che mi parla di queste robe qua, che il futuro è lo spazzacamino. Io veramente, questo è il futuro, ma stiamo scherzando. Coi soldi dell'Enel, coi soldi degli azionisti, hanno comprato recentemente una miniera in Bulgaria. Ma se io avessi due azioni Enel, le strappo domani mattina. Ma non, io non voglio questa gente qua, voglio gente che mi parli di futuro dei miei figli. Queste cose sono scelte da fare adesso e dire, va bene, noi un po' di culo ce lo faremo per i prossimi 20 anni, ma fra 20 anni i nostri figli avranno un'altra cosa, non avranno una macchina a petrolio, a benzina che si incendia, che puta, che scorreggia monossidi di carbone. Ma stiamo scherzando. Allora, un pochino, sta a voi adesso, io vi fermo qua, se a meno che non avete domande, perché vedo che non avete domande, allora devo andare avanti, farmele da sole e mi comporto un certo dispendio di energie. E, se volete dire qualcosa, lo diciamo, se no io, allora... Se ci sono, ecco. Sì, l'interesse, il carbone ce n'è molto. Non ci sono le sette sorelle, lo puoi prendere dove vuoi, è super finanziato perché è quello che per fare l'elettricità è quello usato di più per fare l'elettricità al carbone, è super finanziato, in Germania le concessioni per un'azienda mineraria costano pochissimo, pagano i contribuenti tedeschi, però sono fermi, il carbone devi sempre andarlo a prendere sotto, poi si inventano cose incredibili, dato che fa CO2, allora sulla CO2 l'asso mineraria ha detto no, ma la CO2 noi la spareremo sottoterra a 1000 metri sigillandola. Si dicono queste cazzate così che si può fare tutto con la tecnologia oggi, però ha dei costi pazzeschi. Però finché è finanziato il costo di un watt prodotto dal carbone, non usciremo più. Io voglio il libero mercato, non voglio finanziare con le mie tasse una cosa che mi fanno apparire che costi la metà di quello che costa. Un watt prodotto dal carbone costa il doppio di un watt prodotto dal petrolio e 100 volte di più di un watt prodotto col fotovoltaico. Cioè, allora, diamo un libero mercato alle cose. Io non voglio finanziare il trasporto su gomma, perché un altro trasportatore su gomma deve pagare di meno il gasolio di come lo pago io? Se lo pago come cazzo, perché un TIR che pesa 40 tonnellate, che disfa l'asfalto come 100 automobili, non paga l'autostrada come 100 automobili? Se ci fosse il libero mercato, una merce trasportata su un camion non sarebbe più conveniente per nessuno, lo porterebbero sul treno la merce. E allora io voglio questo, lo spostare le nostre tasse, i nostri soldi, su delle cose che ci rientrano come beneficio. Un pannello solare mi rientra come sanità pubblica a tutti. È giusto che sia sovvenzionato. Uno che mi fa una macchina d'aria compressa o a idrogeno, è giusto che non paghi una lira di tasse. Le sue tasse me le pagano la Fiat, me le pagano questa gente che ormai è morta dal punto di vista tecnologico. Non avete visto cosa fanno? Io affidiamo il nostro patrimonio energetico a dei turbo ragionieri come Colaninno, come gente che dovrebbe progettare dei mezzi di trasporto e fanno poi i finanzieri, a quattro banche. Che macchina progetta una banca? Io sono andato davanti con una macchina
di 5 anni fa, le hanno fatte nell'80 hanno fatto tutto, negli anni dal 70 all'80 hanno fatto macchine che con un litro fai 100 chilometri. Ma allora la politica che cos'è? È tenere alto il prezzo dell'energia, alto. In Svizzera hanno fatto un referendum e se lo sono aumentati del 20% il prezzo dell'energia. In Giappone costa l'energia più che in tutto il mondo, riescono a fare delle macchine che costano mediamente il 20% meno che in tutto il resto del mondo. Perché quando l'energia costa molto, ti affini le tecnologie. Sono concetti basilari, non lo dico mica io. Quando io dico, è 10 anni che lo dico, che come fa un barile di petrolio a costare $20? Ma stiamo scherzando. Vuol dire 300, neanche 300 lire a litro un litro di petrolio. Una bottiglia di minerale del cazzo, cos'è quella lì? Una bottiglia di minerale costa 1.500 lire. 1.500 lire paghiamo noi al litro la pioggia e paghiamo 300 lire il petrolio che non ce n'è più. A 1 milione di anni, prima che si rifuori, fanno le guerre, impesta il mondo di merda, lo paghiamo 300 lire. Dovrebbe essere il contrario, quella costare 300 lire che è pioggia. E il petrolio 1.500 al litro, allora la benzina costerebbe 10.000 lire al litro. Ma questi discorsi li ha fatti il presidente della Repubblica Federale Tedesca al Salone dell'Automobile di Francoforte. Un presidente della Repubblica ha detto: io vorrei fare una legge per aumentarmi e arrivare a 10 marchi al litro, 10.000 lire al litro, il prezzo della benzina in 5 anni. Il presidente tedesco l'ha detto, perché è questa la via. Allora cambi il mondo e non si può lasciare il prezzo della benzina e dell'energia a questa gente qua, non si può lasciarlo, il prezzo dell'energia è il prezzo della nostra civiltà, va tenuto, va condotto, diciamo, tra 5 anni la benzina costa 10.000 lire al litro, cazzo, uscirebbero tutte le macchine che con un litro fai 100 km, non spendi mica di più, spendi tanto uguale, non fai più fare le magliette ai bambini cinesi che poi ci danno della pedofilia, non converrebbe più fare le maglie in Cina perché il trasporto costerebbe lì radio, faremmo lavorare i disoccupati qui, le energie alternative diventerebbero competitive perché costerebbero di meno del petrolio, cambieremo il mondo in 10 minuti con 2 righe di legge. Ma cazzo, questi qui invece vogliono l'energia a basso costo, l'energia gratis, questi sono i leninisti, maoisti, comunisti. C'è un intervento da Radio Vaticana. Dammi un po' d'acqua per favore. No, del comitato, sì. Sì, allora, diamo un po' d'acqua di quella che costa 1.500. Paola Quinanti e i bambini di Radio Vaticana. Ah, sì, ci siamo conosciuti a Roma. Sì. Poi ho citato qualcuno di loro, alcuni di loro sono qui. Sì, mi ricordo. Non si sente, parla forte o sennò accendi il microfono. Allora è una tecnologia di quelle che non funziona. Le scarroni. Vorrei chiederti, dopo di allora, dopo quel tuo intervento e l'intervento dei nostri concittadini nel tuo spettacolo per Roma, è successo che la Corte di Cassazione ha stabilito che i responsabili della Radio Vaticana possono essere sottoposti a processo, diversamente da quanto aveva invece deciso il giudice penale di Roma. Quindi è avvenuto qualcosa di molto importante che potrebbe cambiare il corso degli eventi che finora purtroppo non ci sono stati affatto favorevoli. Puoi ripetere per le persone che sono qui il tuo commento, la tua opinione e anche ovviamente per gli organi di stampa su questa vicenda che ci sembra particolarmente significativa del problema dell'inquinamento elettromagnetico e dei suoi possibili effetti sulla salute, in particolare sulla salute dei bambini? Sì, io non sono un medico, quindi ho delle informazioni così, ho avuto modo di conoscere le famiglie con i bambini ammalati, di tasso di leucemia molto più sviluppato in quel settore lì, per questa Radio Vaticana ha un trasmettitore che arriva in Australia, è il più potente del mondo, infatti quando sei in macchina e sintonizzi un FM esce sempre Radio Maria da tutte le parti, infatti è responsabile, credo, di un terzo degli incidenti che ci sono, no, scherzo, per l'amor di Dio. Comunque,
Comunque, sull'effetto dell'elettromagnetismo, uno dei più grandi specialisti, c'è solo uno studio oggi in Italia, lo fa il professor Soffriti a Bologna, che era il collega di Mantoni, e fra 3 anni avremo i risultati, ma non dobbiamo aspettare i risultati. Voi avete quel grave problema lì, se la Cassazione ha fatto un veredo così è una grandissima conquista, ma mi sembra anche di buon senso, non può una persona, il Vaticano considerarsi estero mandando le sue onde in Italia, perché è pazzesco. C'era Bordon che aveva iniziato la causa, poi è stato destituito e non se ne è fatto più niente, quindi io sono felice di questa, se posso aver contribuito a questa cosa mi ha dato una grande gioia. Il discorso delle onde, il discorso degli elettrodotti, c'è anche un altro discorso da fare. Gli elettrodotti li vedi, tra un po' non li vedremo magari più come le antenne che li fanno cammino. Ma una delle cose più incredibili che ci sono è che l'Enel ha posato 2,5 milioni di chilometri di cavi non schermati. Parliamo di 2,5 milioni di chilometri di cavi non schermati e nelle città, nelle più grandi città, e nessuno sa dove passano. Quindi tutte le persone che vivono a piano terra, che lavorano a piano terra, sono tutti oltre, ma di 3, 4, 5, 10 volte i limiti consentiti di assorbimento di radiazioni. Sono tutti 3 o 4 volte di più. E non lo sai, non sai dove passano, non sono assolutamente schermati. Allora questo è il principio di precauzione, è secondo me la risposta a qualsiasi... Io se trovo una polverina in mansarda a casa mia in una soffitta, non è che prima me la mangio e poi me la porto a analizzare. Io prima la porto a analizzare e se vedremo com'è, finché non ho la certezza che è innocua, non la uso, tantomeno la mangio. Ecco, allora il principio di precauzione è solamente questo, è il buon senso. Sì, le onde elettromagnetiche, ci sono degli studi per esempio in Ucraina che hanno fatto nell'est, dove il tumore ormai non lo cagano più da anni perché per loro è come un raffreddore, hanno fatto degli studi sull'elettromagnetismo sul fisico, ma non sul tumore o sulla leucemia, l'hanno fatto sugli ormoni, causano scompensi ormonali, sul sonno, e ci sono tutti i dati, questi certi, perché non hanno sponsor gli ucraini, ci sono... danni incredibili alla sfera del sonno, agli ormoni e poi altri effetti collaterali che non sono mortali, ma ti debilitano la vita, insomma. Quindi io nel 96 giravo con un cavo, era un cavo, si chiamava superconduttore, lo faceva l'Ansaldo di Genova insieme ai giapponesi, era un pezzo di cavo grosso così, dove si potrebbe interrare questo cavo, dove ci passerebbero 1 miliardo di watt all'andata e 1 miliardo al ritorno, si potrebbe interrare qualsiasi cosa, ogni 100 km devi mettere una base per iniettare un po' di elio a 200 sotto zero perché si scalda, ma ogni 100 km si può fare. La tecnologia per togliere domani mattina c'è. Non è che ci sono i superconduttori che lavorano benissimo. Allora, voglio dire, è la politica che manca. La politica di guardare. L'Islanda cosa ha fatto? Ha detto, benissimo, togliamo il petrolio oggi e nel 2020 sostituiremo tutto con l'idrogeno. Hanno cominciato adesso. Gli Hawaii hanno cominciato adesso. Sono piccoli segnali, ma ci sono. E questo è il segnale che io vorrei da chi mi governa, che con i miei soldi mi dicesse, benissimo signori, soffriamo 10 anni, soffriamo, mettiamo anche del carbone, però da oggi in poi cominciamo a proiettarsi verso l'idrogeno. Allora le strutture e le scelte politiche vanno verso un tipo di combustibile che esiste, che ce n'è, basta tirarlo fuori con sistemi non a impatto ambientale, ma si può fare domani mattina. Io è questo che dico, sono tecnologie del 1800, le celle a combustibile e idrogeno l'ha inventate Glove nel 1875, ci hanno centinaia di anni queste tecnologie, non è il futuro, è il passato. Quindi io ho visto delle cose meravigliose, e ti danno 1 milione di pensione di minima, benissimo, però metà ti va perché devi scaldare la tua casa che scalda fuori casa, perché hai delle perdite pazzesche. Basterebbe fare le case in un altro modo e darti un po' meno pensione, tu risparmieresti sul gasolio.
i coefficienti, bisogna fare dei coefficienti come ci sono negli altri paesi. In Svezia, se vuoi costruire una casa, lì fa molto freddo, non devi avere una dispersione di 25 watt metro quadrato annuo. Noi siamo a 250, 10 volte di più. Voglio dire, noi possiamo, abbiamo delle cose soffici, se noi obbligassimo chi costruisce le case, ne facciamo 300.000 all'anno, a metterci due cazzo di pannelli per legge, noi creeremo il più grande mercato del mondo di pannelli solari, che sarebbe straordinario, mentre stiamo cercando di fare il più grande mercato del mondo di rifiuti, perché verranno a bruciarci tutti i rifiuti qui se facciamo una legge per i termovalorizzatori. Allora, io voglio parlare con qualcuno, l'unico che mi sta a sentire è lui, è rimasto, scappano tutti, anche in casa mia non mi sente più nessuno. Allora, il discorso dell'energia è il discorso della civiltà per i prossimi 20 anni. Lei mi ha dato una grande notizia, io se avete bisogno di me lì a Cesano, io vengo tranquillamente, lo sapete poi, se avete bisogno, però questa è una grande notizia. Io volevo, prima delle altre domande, io credo che per chiarire anche il senso di questa nostra iniziativa, che tra l'altro noi stiamo registrando e quindi abbiamo chiesto a Grillo di poter utilizzare durante le iniziative questa, o almeno una parte ovviamente di queste spiegazioni, il senso fondamentale che noi vogliamo sottolineare è che tutta questa proposta, e che nasce anche da questo referendum, è una scelta che noi vogliamo verso la modernità, rispetto all'arretratezza, esattamente l'opposto delle stupidaggini che sentiremo dire di noi che non vogliamo più lo sviluppo, vogliamo lo sviluppo vero. Il concetto è che queste cose di cui si parla, dal superconduttore, dalle macchine a idrogeno, noi siamo, è il futuro, mentre ci stanno tenendo bloccati su una cultura energetica basata sullo spreco e sulla speculazione economica, invece che sull'efficienza e sul guadagno giusto, quello il vero libero mercato, quando si parlava del vero libero mercato, che non è il monopolio. Da questo punto di vista, io coglievo l'occasione che c'era Grillo per chiedergli, perché lui ha fatto delle osservazioni molto giuste su un altro, su un tema che è equivalente a questa nostra battaglia, che è quella che è la dimostrazione dell'arretratezza che abbiamo nel nostro paese, ed è una battuta sul ponte sullo stretto di Messina. Perché visto che lui si trova qui, e visto che da ieri si parla dei nuovi pedaggi, futuribili, eccetera, esattamente anche lì, la cultura del cabotaggio non è quella dello spreco. Lui mi ha dato una notizia molto interessante su questo, che vorrei che la desse, cosa è successo in Giappone, e anche là, un discorso che non è non fare una cosa, ma evitare di sprecare denaro pubblico in cose che non sono utili. Questo è, ed è questa la filosofia, lo dico perché, probabilmente questa volta si andrà a votare sugli elettrodotti, ma stiamo lavorando a pensare questa primavera, probabilmente a fine maggio ci riusciremo, inizieremo a raccogliere firme perché l'anno prossimo si possa votare per abolire la società Ponte sullo Stretto, per evitare di risparmiare agli italiani 10.000 miliardi di lire. Quindi gli volevo chiedere questo a tu perché mi ha raccontato una cosa che io non conoscevo. Ma te ne racconto migliaia sul ponte, se ne vuoi, perché sono clamorose, se la gente sapesse queste cose, ma sembrano battute veramente di un comico, ecco perché me ne approprio, non invento niente, io non posso neanche creare delle barzellette, ci sono, il ponte viene fatto su due, dalla Calabria alla Sicilia, la Sicilia si muove di un centimetro l'anno verso sud e la Calabria si muove di un centimetro verso l'anno, verso nord, fra 40 anni il ponte sarà... Cioè, poi l'ammortamento dei costi lo dovranno fare in 15 anni perché non credo che un industriale investa i suoi soldi e poi li ammortizzi in 100, quindi il pedaggio viene a costare 120, 130, 150 mila lire di quelle vecchie, mentre oggi paghi 17 euro l'automobile e basta. Perché cosa? Per risparmiare mezz'ora di quando io da Milano a Reggio Calabria ci metto 10 ore adesso con la macchina, prendo il traghetto 10 ore più mezz'ora. Col ponte, aver speso 20.000 miliardi, non 10.000, saranno 20.000, prendo la macchina a Milano, arrivo a Reggio Calabria, ci metto sempre 10 ore. Poi prendo il ponte e ci metto 10 minuti. Avrò risparmiato ben 20 minuti, che per 20.000 miliardi non è un cattivo prezzo. Allora a chi serve? Ma ve ne dico 40. Ci sono due colonne, che i giapponesi, il più grande progettista di ponti del mondo, si chiama Massimo Majowski, è di origine polacca, abita a Bologna e ha progettato i ponti più lunghi del mondo in Giappone. È venuto
da me, ve lo giuro sui miei figli, ero a mangiare a Bologna in un ristorante, mi scusi, si è presentato, metto sono questo, le devo dire delle cose, mi piacerebbe che le dicesse lei, perché lei è un comico, a lei ci credono, io sono un ingegnere che non mi caga nessuno, ma dico, bene, ma il più grande progettista di ponti, Marino, quando ho fatto vedere il progetto di questo ponte ai giapponesi, che hanno fatto il ponte più lungo del mondo, che è 1600 metri ad arcata unica, 1600, questo è 3400, più del doppio, quando gli ho fatto vedere questo, questo progetto, i giapponesi tutti, come l'hanno visto, hanno fatto... E io non l'ho mai visto, mi ha detto, fare... Perché dopo due... si tagliano, si sventrano da solo. E hanno detto, noi il treno, per esempio, nel nostro che è 1600, non ce lo facciamo passare, perché le nostre strutture giapponesi, da 1600 metri, non reggono il treno. Allora, se voi lo fate di 3400 e ci fate passare il treno, e quelli che prenderanno il treno avranno una sensazione leggermente diversa, perché la struttura si inclinerà sempre di più, si inclinerà finché diventerà quasi semicircolare, tu prendi il treno, fai il giro della morte, come... e ritorni da dove sei arrivato, che è una sensazione come un'altra. Per fare il buco, per mettere due colonne che reggono il peso di 400 metri come le Twin Towers, devono estrarre ogni colonna 2 milioni di metri cubi di terra, che nessuno ha detto dove mettere. Io ho detto, perché non lo mettiamo nello stretto, la terra, ci andiamo a piedi di là, che cazzo chiamo? Allora, bene, ma ve ne potrei dire 40.000 cose, 40.000 cose, e il danno non sarà tanto il ponte, se lo faranno, io credo di no, perché anche i calabresi e i siciliani, poi figurati, se la natura ci ha messo un miliardo di anni a tenerli divisi, io non capisco perché devi unirli così, già parlano in un modo diverso, uno inspira, l'altro espira, uno dice la minga del ponte, dice tutto questo cazzo del ponte, non ce l'ho. Quindi... è depistare migliaia di miliardi che potrebbero essere investiti per l'acqua, per le strade, per l'acqua in Sicilia, non c'hanno l'acqua nelle condutture, fanno un ponte da 1000 miliardi, in una zona sismica. Sai cosa hanno detto gli ingegneri? Questo ponte reggerà l'ottavo della scala Richter. Nessuna città in Calabria, in Sicilia, può reggere quella cosa lì. Vuol dire che se viene una scossa dell'ottavo grado, l'unica cosa in piedi è il ponte e non ci sarà più nessuno, perché è tutto crollato. Ma vi rendete conto? Sono così. Gli ingegneri sono così. Gli ingegneri, questa categoria di ingegneri, che io ne conosco uno qua, sono così coi paraocchi. Sono super specialisti, poi diventano talmente specialisti da essere dei coglioni poi alla fine. Quello che ha costruito le Twin Towers, ma ve lo giuro, sui miei, lo sa, quando sono crollate le Twin Towers, l'hanno intervistato, lui ha detto, io non ho niente da rimproverarmi. Io ho progettato le Twin Towers che potessero resistere all'impatto di un grande aereo, ma senza carburante. Ma come ci arriva lì? Un aliante di 400 tonnellate? Io non l'ho mai visto. Sono così. Quindi non prendete sotto gamba. Io non mi sono mai esposto così pubblicamente, perché ho la mia nicchia, mi faccio i miei spettacoli, le mie cose. Sono anni che dico queste cose, magari sono anche un po' noioso. Ma non prendete sotto gamba questa cosa dell'energia, perché è straordinaria. È di un'importanza fondamentale. Ecco. Ci sono delle domande in particolare dal responsabile del comitato Bambini senza radiazioni della scuola Leopardi, se c'era prima una richiesta. C'è il microfono, un secondo, ecco, che sta arrivando il microfono. Dunque, noi facciamo parte dell'assemblea dei genitori della scuola Giacomo Leopardi. La scuola Giacomo Leopardi, non so se Grillo lo sa, è un po' come la materna di cui tu parlavi, è una scuola circondata da tralicci e da cui trasmettono oltre 15 emittenti. Forse è un posto dove si studiano le energie alternative, perché io penso che i nostri figli, dopo essere stati 8 ore al giorno, perché è una scuola a tempo pieno, sotto l'influsso di quelle meravigliose radiazioni, torneranno a casa, prenderanno l'aspirapolvere e l'aspirapolvere andrà da sola. Quindi probabilmente anche questa può essere una cosa da studiare per le forme di energia alternativa. Peraltro dalla nostra scuola, dai dintorni della nostra scuola, trasmette proprio Radio Maria.
di cui tu prima parlavi, e che è stata l'emittente che è stata sequestrata da Amendola due anni fa. Adesso noi siamo in campo con i corsi al TAR delle emittenti che sono state colpite da ordinanza di sgombero fatta dal Comune, e abbiamo avuto la prima vittoria nei confronti delle prime emittenti, ai quali sono stati un po' allungati i tempi per andarsene, ma è stato ribadito che se ne devono andare da lì. Volevo cogliere questa occasione per chiederti se saresti disposto a venire a farti un giretto anche da noi. Lì non c'è bisogno di attaccare nessuna spina, si parla a ripetizione senza bisogno di ricarica. No, verrei volentieri, insomma, che se tu vuoi dire qualcosa sui ricorsi. Insomma, speriamo che sia la volta buona. Speriamo di ottenere, certo faranno ricorso al Consiglio di Stato, la strada è lunga, ma sicuramente bisogna continuare a combattere in questo senso. Certo. Grazie. Allora, Beppe, scusami. Rispondo un attimo alla signora. Ora è chiaro che poi i ripetitori servono, non è che noi siamo, i ripetitori ci vogliono, le antenne, i telefonini. Li abbiamo tutti, li usiamo tutti, ma basterebbe non metterli vicino a centri, a scuole, a bambini, a centri abitanti. Sono venuti a casa mia, mi hanno mandato una lettera all'Ericsson, e vediamo, l'Ericsson sono tutti multinazionali, e mi hanno offerto 35 milioni l'anno indicizzati per 10 anni, sono miliardi poi, 35 milioni l'anno di vecchie lire per piazzare un'antenna lì, e mi hanno detto anche se non la fa lei, c'è il suo vicino di casa, e se lo fa il suo vicino di casa è peggio perché le onde vanno a cascata, quindi se lo faccia lei, ho detto io non me lo faccio e cercherò di convincere il vicino a non farlo, se però me la fate nel vicino, io vi garantisco che di notte vanno lì con un seghetto e gliela butto giù tutti i giorni, perché a questo punto poi ti mettono in condizioni di essere anche, diventare violento, di fare delle cose, perché quando sei in preda a questa ingiustizia terrificante, non hai altro strumento che, ma secondo me è giusto anche a volte incazzarsi così. Allora, sfortunatamente con il vecchio magistrato, vecchio per modo di dire, Sansa, ex sindaco, abbiamo fatto delle lettere, l'abbiamo mandata a tutti i nostri vicini dicendo di non accettare queste cose perché sono a rischio e siamo a rischio tutti, le antenne se le faranno dove non ci sono centri abitati. Questo è un principio sano che direbbe chiunque. Quindi non si tratta di abolire le antenne, ma si tratta di piazzare anche in un modo un pochino... Perché poi sono tecnologie, io quando ho sentito Gaspari in televisione dire la televisione digitale, poi le fibre ottiche, sono cose ormai vecchie, che questa gente qua scopre adesso, ma sono già superate. Pensate, c'è stata l'ISDN, la SDL, adesso hanno disfatto tutte le città di nuovo per poter cablare la fibra ottica. Quando sono anni che sanno benissimo, e ci sono già, hanno scoperto che attraverso il filo della luce che c'è già ed è in tutto il mondo, si può passare, possono passare le informazioni del computer 40 volte più veloci della fibra ottica. Allora, la politica ha un dovere di mettere un paletto e di dire noi non possiamo, saremo sempre in ritardo sulle tecnologie, saremo sempre vittime delle tecnologie. Ogni volta che ne scegli una ne nasce un'altra che diventa obsoleta, te lo dico di nuovo, quella precedente. Quindi la politica ha, secondo me, bisogna decidere che tipo di fili usare, come devono essere usati, che tipo di tecnologie scegliere, almeno per 3 anni, 4 anni, cioè, facciamo questa tecnologia e usiamo questa tecnologia. Ok, allora ascoltiamo le ultime domande, magari insieme, poi eventualmente, quindi c'era una domanda. Sì, benzina. Sulla tua filosofia del prezzo, però mi chiedo una cosa, perché a quanto pare il prezzo della grande distribuzione, cioè delle società petrolifere, differisce da un'azienda all'altra per pochissime lire,
Allora, a me il sospetto del cartello viene, insomma, però non è, ne sento parlare pochissimo di questa cosa. Cioè, come le assicurazioni. Esatto. Noi pensiamo di avere tanti tipi di benzina, è la stessa. Esatto. La concorrenza ce la fanno i disgraziati, che sono i gestori, e spendono miliardi per regalarti lo zainetto, l'ombrello. Togliessero il benzene dalla benzina, invece di regalarmi lo zainetto. Sono d'accordo. No? Beh, la benzina è un finto mercato, è un finta libera concorrenza, non ce n'è concorrenza. Abbiamo una macchina, se io ho fatto un esperimento, ho preso un grande dirigente della BMW, è tedesco, l'abbiamo messo lì e gli abbiamo messo davanti 20 macchine fotografate di profilo e gli abbiamo detto, riconosci quella che fa lei? Non l'ha riconosciuta. Sono tutte uguali, se no, cambiano lo specchietto dietro, se non ci metti il nome non la riconoscono, fanno tutte macchine di nicchia, vedi, si prendono la nicchia, fanno la quarta macchina perché ne ha tre. La Smart, che era un'idea straordinaria di un uomo straordinario, ecco l'esempio di un industriale che fa i soldi e può anche essere a favore, è per esempio quello che fa gli Swatch, che si chiama Hayek. Crollo degli orologi in Svizzera, dominio assoluto dei giapponesi sugli orologi. Lui cosa fa? Prende un orologio, non va a fare gli orologi a Taiwan, prende un orologio, lo apre, un orologio giapponese, vede che ci sono 2000 pezzi. Allora dice, voglio fare un orologio con 10 pezzi. E inventa lo Swatch. Dove va a farlo a Taiwan? Va a farlo dove la manodopera costa il doppio che nelle resto parti del mondo. Va a farlo in Svizzera e diventa il primo produttore di orologi del mondo. Quindi non è la flessibilità della manodopera là dove costa meno, è andato a fare gli orologi dove costano di più e è diventato il leader mondiale. E quindi ci sono. E questo signore Hayek, un tipo stranissimo di 80 anni, ma uno che ha fantasia, un imprenditore non come i nostri ragionieri, colanini, dei turbo ragionieri, Tronchetti proverbi, ma cosa fa questo? Cavalieri. Ma questi lanciano delle OPA, tutto il giorno cosa fa? Dov'è Tronchetti? Fare un'OPA. Ma cosa un'OPA? Ma lo facciamo anche io e te un'OPA. Ma cosa fanno questa gente? Bene, questo qui ha inventato la Smart. La Smart è un'idea di Hayek, questo degli orologi, insieme alla Volkswagen. Volevano fare una macchinetta da città a idrogeno e elettrica, semplice, che costasse 12 milioni massimo, leggera, effervescente, intercambiabile, che andasse a idrogeno e elettrica. Guarda cosa è diventata in mano alla Mercedes adesso. Una macchina che consuma più o meno come gli altri, adesso la fanno quattro ruote motrici, ci ha messo dentro condizionatori, ci ha messo dentro una cosa, è diventata la quinta macchina perché ne ha quattro. E i posteggi, adesso una volta c'era una macchina e l'altra c'era un pochino di spazio per i pedoni, adesso c'è sta cazzo di smas, metta per lungo e non passa più nessuno. Quindi ci sono le idee, solo che chi è quel politico che dice io mi presento per aumentare il prezzo della benzina? Non lo voterebbe nessuno. Allora siamo... Ok, allora se non ci sono altre domande, guardate, io passerei... Abbiamo parlato un'oretta senza parlare di Berlusconi, mi dovete ringraziare per favore, eh? È vero? Allora ringraziamo Beppe Grillo e passerei la parola per la conclusione ad Alfonso Pecoraro Scani. Non c'è molto da concludere, io ringrazio, era solo un ringraziamento in particolare a Grillo perché effettivamente è la prima volta che fa da testimone a un'iniziativa importante, diciamo istituzionale, come quella del referendum. Lo ringrazio perché non solo noi, io non è che gli do ascolto per benevolenza, ma perché lui da anni dice esattamente quelle che sono le battaglie che come Verdi facciamo e noi abbiamo bisogno che ci siano sempre più persone che come Grillo cerchino di testimoniare praticamente, parlare a tutti perché abbiamo grande difficoltà sui mezzi di informazione a far passare le cose in positivo. Grazie. Molte cose che noi facciamo, io passo di più se dico appunto qualcosa sul governo Berlusconi o il caso Previt, eccetera, quando vogliamo parlare del nuovo modello di sviluppo, delle cose che vogliamo fare, queste quasi sempre vengono oscurate, quindi dobbiamo fare un grande sforzo perché questi messaggi passano. Ringrazio Grillo e ringrazio tutti voi. Grazie a tutti.